le stesse cose che faceva Raoul. Accadevano. Raoul faceva questi fenomeni in piena luce, e quando io facevo quei famosi fenomeni con le carte, senza mai toccare le carte. Abbiamo la spiegazione dello psicocinese, vuol dire la psiche ha la forza di muovere, di influire non tanto sulla materia come oggetto, quanto sulle strutture di fondo che condizionano la materia. È chiaro che le uniche persone in grado di scoprire eventuali trucchi appartenenti al repertorio degli illusionisti sono proprio gli illusionisti stessi. Chi svolge una professione come la mia, che è quella dell'illusionista, tende, secondo me in maniera errata, a pensare che dal momento che molti di questi fenomeni possono essere riprodotti con delle tecniche, che è solo così e non può avvenire un'altra cosa. Non è vero questo. Secondo me questa è una grande limitazione, pensare così. Non so, il famoso vaso lanciato contro un muro che non arriva mai nel muro perché si smaterializza prima. Noi pensiamo che lui utilizzasse esclusivamente trucchi da illusionista, spacciandoli però per manifestazioni di poteri sovrannaturali che lui era ben contento di farsi attribuire. Io onestamente, pur reputando, se volete modestamente, avere una conoscenza molto ampia di ciò che è il mio lavoro, non saprei riprodurre una cosa di questo tipo. Sono convinto che lui avrebbe potuto fare molto di più, volendo. Ma naturalmente il solito limite era quello degli esseri umani, che potevano arrivare a capire quelle cose fino a un certo punto e non oltre. E lui teneva ben conto di questo limite. Ha dovuto evitare i media, ha dovuto dire no, io non rispondo a questo tipo di domande, io però aiuto quella persona che sta morendo, se posso pregare per te. Posso incontrarti a fare dei giochi misteriosi che però rivelano lo sconfinamento. Mi sono occupato a fondo, si posso dire, con tutta la fenomenologia nel campo, diciamo, mondiale, vuol dire anche nelle altre religioni, innanzitutto induismo, buddismo, islam e giudaismo. E qui si vede che i fenomeni centrali, diciamo ancora una volta i fenomeni centrali paranormali, che vanno al di là dell'ordinario, sono in tutte le religioni e tutte le culture più o meno le stesse. Allora, tutte le sere Agnelli, Romiti, Messori, tutti quanti andavano lì a farsi prendere per il naso. Insomma, per 12 anni ho frequentato Gustavo praticamente tutti i giorni, non vedo quale interesse poteva avere un essere anche che avesse la capacità di suggestionare gli altri di giocare una commedia per 12 anni. Ho passato la mia vita prima in clinica chirurgica, poi come titolare della cattedra di fisiopatologia chirurgica dell'Università di Torino. E quindi mi ricordavo ancora a quell'epoca, che allora io ero giovane assistente, in cui Rol frequentava le sale operatorie di Dogliotti, e Dogliotti lo chiamava ad assisterlo negli interventi più difficili, e quando voleva il suo intervento gli faceva dei segni e lui interveniva. Lui non ha mai accettato un confronto con gli illusionisti e a questo punto la questione è aperta, non esiste prova che lui avesse poteri paranormali. Tullio Reggi è venuto da me, accompagnato da un professore famoso, professore di medicina, e hanno portato le carte e mi hanno fatto stare con le mani dietro lo schienale e poi gli ho detto pensi una carta, la pensi soltanto. E lui dice, l'ho pensata, posso di nuovo mescolare mescoli? Io avevo sempre le mani dietro lo schienale. Salta fuori l'asso di fiori. Dico, aveva pensato l'asso di fiori? Sì, una combinazione, lo rifaccia. Non sono Dio. Se tu fai dei giochi di prestigio, ma non chiami Tullio Reggi al tuo tavolo a dire, guardi quello che faccio, cerchi di capire la chiave che potrà servire alla scienza perché un domani quello che faccio io possono farlo gli altri. Ci sono delle cose che io le ho capite, più magari di un altro, domani le capiranno ancora di più.
per esempio l'ignoto, la paura, blocca moltissime persone e impone loro di negarlo per la propria tranquillità interiore, questo è il fatto. Recentemente un uomo di scienza che aveva preso ogni misura per difendersi non avendo al trucco dichiarò che ammetteva la riuscita dell'esperimento, ma poiché il trucco non era possibile scoprirlo, Harol, che dichiarava trattarsi di una manifestazione dello spirito intelligente, rispondeva che la scienza non può ammettere l'esistenza dello spirito dal momento che la creazione non è ancora confermata. Ci fu addirittura in prima pagina sulla stampa di Torino nel 78 un appello del grande filosofo, del grande saggista Arturo Carlo Jemolo, e Jemolo era tra coloro i quali erano rimasti molto impressionati dalle capacità di Harol, e addirittura fece sulla stampa di Torino un appello pubblico a Harol perché nel nome della scienza, per il bene di tutti, si sottoponesse a questi esperimenti. Io ne parlai però con Harol e Harol l'ha più volte spiegato. Bisogna che mi venga improvviso. E per quello che non posso andare davanti a un apparecchio. Nell'ambito del paranormale ci sono dei fenomeni spontanei. E io non posso, anche come medio o come persona di capacità, non posso creare di colpo, diciamo, una formazione di un oggetto, una pittura o qualche cosa, questo deve realizzarsi. E qui c'è il problema della ricerca della paranormologia, che noi non possiamo usare gli esperimenti ripetitivi perché il fenomeno è singolare e casuale. Non è come se voglio sentire una canzonetta, prendo mezzo euro, lo infilo nella fessura, scatta il jukebox e sento il pezzo. Non è provocabile in questo modo. E qui come scienziato si sta in una difficoltà. Da una parte io lo capisco chiaramente questa posizione, dall'altra parte noi possiamo soltanto interpretare se possiamo fare degli esperimenti. E in questo punto ci troviamo ai limiti della possibilità della scienza, che non è capace di inquadrare fenomeni spontanei straordinari. Se gli scienziati mi davano dei collaboratori, un collaboratore, quello, nel vedere queste cose, nel penetrarle, nel cercare di riprodurle, nel cercare di spiegarle, capivano che non era trucco e la scienza aveva una porta socchiusa, ma lo comprendi? Per mio conto non è per me, me ne infischio di me, è per la scienza. E io non lo so se l'anima che sembra stata espulsa